Regione Toscana, il Consiglio regionale. Ci stiamo avviando alla fine della legislatura, il programma di mandato del Presidente Giani in larga parte lo abbiamo portato a compimento. Di fronte a noi abbiamo sicuramente due questioni molto importanti del programma di mandato da concludere. Una è il piano dell'economia circolare e il tempo dell'approvazione, ci sarà l'ultimo confronto in commissione e poi prima della fine dell'anno verrà approvato, e poi la questione relativa a Toscana Strade. Noi abbiamo di fronte a noi la necessità di chiudere il cerchio politico su questo. Dico che bisogna farlo con serietà, ascoltando tutti, ma è anche arrivato il tempo di decidere, perché io che sono un pendolare di quella strada so la fatica che si fa. Certo, ragioniamo di tutto, ragioniamo su come tenere in piedi questa società, ragioniamo sul pedaggio. Quello che ho detto al Presidente Giani lo ridico qui: se pedaggio selettivo deve essere per i camion e per chi lo usa come transito, quelle risorse devono servire in maniera chiara per realizzare la terza corsia o realizzare la corsia d'emergenza. Non basta solo la manutenzione per quel tipo di arteria. Faremo tutta una serie di incontri e continueremo a lavorare ancora sui temi che riguardano la regione toscana. Penso ai siti produttivi, penso ai distretti industriali, penso al tema della grande crisi che vive la provincia di Firenze con le industrie della moda e della pelle e del calzaturiero, penso al tema delle infrastrutture. Faremo nel periodo estivo una raccolta firme contro la FIPLI a pagamento. Ecco, riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo dalle questioni fondamentali. Prima fra tutte la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa. I dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica. Ecco, tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025. Pronti come centrodestra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. Beh, a settembre ripartiremo con un nuovo vigore, quello chiaramente che ci accompagna nell'ultimo anno di mandato. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come Fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre il centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativo al governo del Partito Democratico, per tutte quelle che sono le prime partite subito al rientro dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la regione toscana alla prossima scadenza elettorale. Posso dirle quelli in cui io mi batterò a spada tratta, che sono quelli sulla sanità. Ritengo che questo mese di agosto possa essere per me e il mio gruppo punto di analisi e di studio per quelli che sono i mali della sanità che ci scontriamo e si scontrano gli utenti quotidianamente: liste di attesa, grandi situazioni di problemi al pronto soccorso, medicina territoriale che non funziona. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva, non più la medicina basata su quanto viene speso per la risonanza magnetica, anzi per una visita, ma per arrivare alla guarigione, quindi non più fee for service ma fee for value, quindi la medicina basata sul valore, perché io sono convinto che noi di centrodestra non è che faremmo meglio del centrosinistra agli stessi parametri, però noi abbiamo la forza di poter cambiare le cose. D'altra parte 50 anni di centrosinistra hanno portato a questi esiti, per cui vogliamo cambiare e per cambiare dobbiamo avere parametri diversi. Quindi una medicina dove i medici di medicina generale debbono andare nelle case di comunità a lavorare.
Noi inizieremo come Lega una serie di riunioni appunto con i nostri eletti in tutta la Toscana e con il partito per affrontare una serie di tematiche ed essere pronti a settembre con alcune proposte. Sicuramente il tema della sanità, l'informativa che è arrivata la scorsa settimana, e quindi il piano socio-sanitario sarà un tema centrale anche nel prossimo anno. Però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata da parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade, su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere, ad esprimere le nostre posizioni. Penso al piano dei rifiuti, quindi al tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta CEO e quindi da tutto quello che è il rifiuto speciale, ma anche a tutto quello che è il rifiuto solido, urbano e imprenditoriale della Toscana, quindi un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti. E poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua, quindi quanto noi riteniamo importante e il tema dell'acqua che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multi-utility, e quindi quanto noi ci batteremo affinché l'acqua non faccia parte di quel processo di unione sul tema rifiuti e sul tema energia. L'ultimo tema è il tema lavoro. Abbiamo presentato una proposta di legge appunto che va nella direzione dell'aiuto e del sostentamento per tutti quei minori che purtroppo perdono un familiare sul lavoro che da circa 2 anni non vede la luce, perché ci sono state una serie di difformità denunciate, non vere, da parte del Partito Democratico. Siamo pronti a presentare la proposta di legge con la copertura finanziaria, sperando che il tema lavoro, il tema sicurezza sul lavoro sia un tema centrale nel prossimo anno di legislatura. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata, perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda: il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità, che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto, e l'ambiente, che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A queste si allaccia poi il problema della multi-utility, di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa, e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone, a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea, e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente, che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Ma a settembre il Consiglio regionale dovrà dimostrare di essere in grado di approvare il piano dei rifiuti, credo che sarà la priorità più importante passata la pausa estiva. Nel contempo una nuova sessione di bilancio, una variazione importante, il DEF, ma soprattutto la dimostrazione che quello che stavamo dicendo a inizio anno, del fatto che l'incremento delle tasse si poteva evitare, si possono quindi eliminare gli incrementi dell'addizionale IRPEF, perché la sentenza della Corte Costituzionale dà ragione al nostro punto di vista. Siamo convinti che serve trovare quelle risorse riscuotendo quei crediti, quindi avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni grandi investimenti infrastrutturali prendano corpo da qui a fine anno, non soltanto nei collegamenti ferroviari ma anche stradali, quindi una stagione interessante, importante, e anche un aggiornamento su quello che sarà il quadro del sistema sanitario toscano per erogare nell'ultimo anno migliori servizi, diminuire liste d'attesa e soprattutto aumentare il livello qualitativo dei servizi che eroghiamo. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato, ma che alla ripresa dovranno approdare in aula, perché il piano dei rifiuti deve essere approvato, dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale, è stata fatta la comunicazione da parte dell'assessore Bezzini,
ma credo che anche da questo punto di vista l'attuazione della sanità territoriale, cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare, sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione, meritino la massima attenzione, perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini, vale a dire la loro salute. Avremo anche la legge sul testo unico sul turismo, anch'essa una profonda revisione della legge che già abbiamo, che darà una mano alle amministrazioni comunali per quanto riguarda la gestione di un'attività importante come quella del turismo, legata anche alla vivibilità dei centri storici e alla mancata perdita di quelle che sono le funzioni tradizionali che comunque soprattutto nelle nostre città d'arte noi vorremmo che possano rimanere. Accanto a questo avremo altri argomenti come la modifica della legge 40 a seguito degli Stati Generali della Salute. Abbiamo dato delle indicazioni precise sulle quali la Giunta ha lavorato e a breve arriveranno anch'esse all'attenzione del Consiglio. Possiamo definirlo veramente un grande evento, un evento iniziato appunto, un percorso iniziato 3 anni fa, quasi per gioco, con le squadre dove Paolo aveva militato e che adesso è arrivato a ben 20 squadre con, a livello internazionale, quindi società importanti, ragazzi giovani che sicuramente insomma riusciranno anche a dare il meglio dal punto di vista sia tecnico sia umano, fair play, tutti i valori che poi Paolo ha sempre incarnato. Abbiamo mantenuto tutti gli step promessi perché avevamo appunto già promesso di diventare internazionali. Al terzo anno già abbiamo Real Madrid, abbiamo insomma Porto, società insomma molto molto diciamo anche conosciute, e oltre la Juventus, la Roma, la Fiorentina, il Milan, tra l'altro il Milan che è ovviamente campione, no? È lo scorso anno, quindi quest'anno penso che se la giocheranno in maniera importante. Siamo molto contenti perché vediamo anche molta diciamo anche partecipazione da parte delle società, quindi sono contenti di mandare i loro ragazzi. Abbiamo fatto credo un buon lavoro, l'idea di mantenerlo in Val d'Arno proprio per offrire a questi ragazzi qualcosa che altrove o in altri tornei non hanno, perché per esempio anche il semplice mangiare chilometro zero per noi sono delle priorità. Il valore e la testimonianza di ciò che ha lasciato Paolo sono universali. Sono universali in un momento poi particolare come il nostro, anche al di fuori del calcio, quindi la sua capacità di vivere uno spogliatoio, la tolleranza, la pazienza, ciò che lui ha messo in comunità insieme a dei colleghi, quindi nessuno di noi l'ha mai visto arrabbiato, nessuno di noi l'ha mai visto scostante, è sempre stato a disposizione in qualsiasi momento, quindi sono valori che nei ragazzi, negli spogliatoi, nelle scuole, ma anche negli ambienti di lavoro sono moderni, quindi quello io credo che sia il patrimonio più grande che Paolo lascia. Paolo Rossi incarna esattamente quello che dovrebbe essere lo sport: fair play, lealtà, capacità di saper emozionare, e in questo memorial, che sicuramente serve per ricordare uno dei più grandi atleti che il calcio italiano ha avuto, c'è anche un modo per mandare un messaggio a chi vive nello sport. Investiamo sulle ragazze e i ragazzi più giovani, investiamo nella capacità di far crescere i talenti del nostro calcio. Ne abbiamo tante nelle squadre giovanili, costruiamo le condizioni perché possano emergere e possano emergere presto. Paolo Rossi rappresenta per me l'essermi avvicinato al calcio. Era il 1982, avevo soltanto 5 anni e mi sono appassionato dopo, come tanti italiani, quel mondiale del 1982. Regione Toscana, il Consiglio regionale.